ovviamente l'avete riconosciuta, è Patrizia Pellegrino, Eh sì. che oggi mi ha fatto il grande onore di essere venuta a prendere un caffè a casa. Posso dire una Sì. cosa? Sei stata tu che mi hai fatto il grande onore di truccarmi, perché ti seguo, sei Carina. dolcissima e bravissima. E come diremo dopo, state tranquille, fermatevi, siamo tamponate, vaccinate, tutti i prodotti aperti, nuovi, ma vi volevamo far vedere un look su Patrizia per vedere una tipologia di viso differente, una bellezza differente e soprattutto per mostrarvi il Frosty Shade che, come avete visto, prima ho utilizzato su di me e adesso utilizzo su Patrizia. Vi lasciamo al tutorial, ci siamo divertiti un sacco. Un casino, mi rinviti di nuovo per prendere il caffè? Io Assolutamente, torno a farmi toccarmi anzi, tutte le volte che vuoi. fateci sapere che tipo di trucco vi piacerebbe che realizzassi su Patrizia la prossima volta. E a breve ci sarà anche una diretta. Buona giornata, vi lasciamo al tutorial e noi ci andiamo a prendere un altro caffè. Ciao! E eccola la sorpresa. Siamo qui insieme da amiche perché Patrizia... Voglio truccarmi da lei perché io la adoro, la seguo, Esatto! la amo. È venuta a vedere che Patrizia è anche tanto amica di Stefania e Alessandro, l'avete visto, Certo. quindi iniziamo questa bella esperienza Via. insieme. Allora, vi faccio vedere anche questo. Pacchettino tutto chiuso, È tutto sigillato. chiuso proprio per il discorso per il Covid, viene preso tutto quanto nuovo e io vado anche di Allora anch'io un po', gel, vai. E che cosa Ok. cominciamo a fare? Ah, addirittura pennelli e quant'altro, è tutto quanto Vergine, tutto chiuso vergine. e ovviamente qualcosa è caduto, come Perfetto, sempre, come come faccio sempre. io, va bene. E partiamo ovviamente con la base. Patrizia è ancora un po' più abbronzata di me, su me avete visto l'Oriental 1, su di lei vado con l'Oriental 2. E lo passiamo con la spugnettina. Cioè, in un attimo questo fondotinta dà una compattezza. Sì, ma i prodotti di Stefania sono No, è meravigliosi, li vero. adoro. Io li uso ormai da parecchio, sono quasi 2 anni, mi trovo molto bene. Altra cosa che ormai le mie amiche lo sanno perché, come dici tu, io faccio una capa tanta. Non bagnare mai la spugnetta quando No, metti col sifo. asciutta, pulita deve essere precedentemente, Certo, però asciutta, sì, quando perché ne ho sono bisogno. senza siliconi. E quindi se bagnate la spugnetta si rovina. Partite piano piano perché questi sono prodotti dove voi potete aggiungere strada facendo, quindi è Se ne inutile. mettete troppi è un problema. Esatto, se dopo ci serve possiamo andare ad aggiungere in alcuni Ma punti. quanto è simpatica Marianna, ne vogliamo parlare? Da Madò, sei 1 a 10 troppo mille. Io guardo buona! tutte le sue dirette, tutte le sue cose, Troppo mi carina! piacciono Anzi, come. dovremmo fare una diretta Dobbiamo fare insieme. una diretta insieme, assolutamente. Sì, Presto. direi di sì. Presto. Lasci conto. Quando sono pronti. Segnato. Su Patrizia, che non ha occhiaie, che lei è fortunata, vado però a Oggi no. illuminare. E vado con l'orange, sì, con l'orange, no, l'orange l'ho sbagliato di me, vado con lo yellow, quindi lo Yellow. yellow vi serve per dare più luce. Giro la spugna dalla parte pulita e vado soltanto in alcuni punti a dare un filino di luminosità. Ma guarda quanto sei già luminosa. Come Già luminosa. vi dico sempre, poi dovete fissare e incipriare. Sempre. Sempre. Incipriamento always. Perché? Perché innanzitutto il prodotto tenderebbe a muoversi. E quindi a fare le righettine che noi non vogliamo Sono durante il orribili viso. quelle righe sotto gli occhi, che mi fa vecchia. Non Fa vogliamo. Fa disidratazione. disidratata. Quindi vado ad asciugare, mi concentro nella zona T. Non fate però mai, vedete, quando mettete il prodotto non vi spaventate se all'inizio c'è, perché questo deve andare proprio a fondersi con la vostra pelle e va ad Certo che asciugare. tu c'hai un tocco meraviglioso. Io quando mi trucco da sola, pum pum pum, faccio No, Ala, questo è male. importante. Tin, 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 Leggero, leggero. E leggero. non questo, tra Io l'altro. invece faccio tutto il contrario. No, Per questo ho invece bisogno qui. di questo incastro fra mente che mi insegna a truccarmi La meglio. faremo per la lezione Lezione proprio. proprio. Ma già sto imparando. Ora vado però con allora, il fondo troppo troppo pesante su di te non serve in più, ma vado a scaldarti con il fondo cipriato Cold 4 che uso a mo' di terra. E me lo vado a passare quindi per dare non proprio quel filo di copertura, ma più che altro quel filo di contouring Esatto. che ci dà in un attimo il ricordo dell'estate. Allora, se non volete esagerare, andate soltanto sotto proprio l'osso zigomale. Arrivate in avanti, ma ricordatevi sempre di non andare oltre una certa quota. Se vi succede, riprendete la spugnettina e andate leggerissimamente a A sfumare. smorzare, sì, l'effetto sui lati dell'ombreggiatura. Vedete, appena lo passate rimane forte, ma in questo modo può essere anche voluto come effetto, perché volevo lasciare solo sullo zigomo. È bello però anche Sì, così. perché rimane più Sì, scolpito. sì.
E però l'importante è che tutto il contorno dell'ombreggiatura sia ben sfumato. E il viso in un attimo si sagoma. È vero, già alla sua profondità. Però sappiamo che il viso va sagomato ma anche colorato. Giusto. Quindi andiamo a dare un po' l'effetto salute. Esatto, quello ci vuole. E su di te, coral. Adoro il coral. Coral, sì, perché non è né rosa né arancio. No, bellissimo. È quel filo di... salute. Brava. Che poi io devo dire che il mio colore preferito è il coral. Sì. Sì, estate, inverno, sempre. Tarsi. Fate un bel sorriso e andate però nel verso contrario. Quindi andate solo sulla pomette e a sfumare verso fuori per dare questo velo di salute. Andiamo sul trucco dell'occhio e vediamo come utilizzare il Frosty Shade per fare un effetto di smoky ma elegante, quindi da donna sofisticata ma con l'occhio in evidenza. Perfetto. Prendo la matita black, la nera black, e vado a, come ho fatto prima su di me, leggermente a sfumare nella rima infracigliare. Allora, prendo un pennellino e inizio a sfumare leggermente la matita, sempre rimanendo all'attaccatura delle ciglia. In questo modo, come vi dico sempre, togliete gli addensamenti, gli eccessi, esatto. Lasciate, puoi aprire, vedi, rimane già un'ombreggiatura. Vero. E bello. L'ombretto avrà un'aderenza più forte. Mm-hmm. Con la stessa matita vado dentro l'occhio, perché oggi il trucco che metto è intenso. Ok? Ricordatevi questa cosa, asterisco, prima di andare avanti. Dentro l'occhio, ovviamente, lo dà più intenso, più stretto, più da gatta. Se vi piace un effetto di occhio più allargato, nell'occhio va il chiaro. Però noi abbiamo scelto un filone. Fatto questo, sapete che dovete andare a fissare e intensificare il tutto con gli ombretti e, essendo una cosa fine, vado con il mocha. Senza caricare troppo. Bellissimo. Quindi mi prendo il mocha e vado a sfumare prima tutta la palpebra mobile. Tutta allora? Tutta, però lascio più intensità nell'esterno. Senti che picchietto più qui? Sì. E vado in sfumatura sul resto. Una cosa importante è che quando fate questo passaggio, la sfumatura dovrà avere un effetto leggermente tondeggiante in questa parte, perché deve andare proprio a sagomare quello che è l'incavo della vostra zona perioculare. Con un pennellino di precisione prendo lo stesso ombretto, guarda in alto, e vado, dimmi se do fastidio. No, serve una mano leggerissima. Sì. Che io non aspettavo, devo dire. Davvero? Sì, sì, io mi aspettavo tutto quello che sto avendo. Io non ho il confronto delle mani, cioè non so, non mi toccano gli altri. Quindi... Ah, sei molto leggera. Molto. Ora, abbiamo dato un po' di intensità, dobbiamo cominciare a dare però tridimensionalità. Quindi passiamo al chiaro. Ah, tra l'altro, lo yellow che abbiamo utilizzato prima, che è in crema, voi potete anche metterlo sotto l'arcata per intensificare l'effetto. Vale a dire, prendo un po' di questo correttore che voi potete usare su tutto il viso, nei punti che preferite. Vado qui leggerissimamente, proprio sotto dove hai la curva dell'angolo. Sotto il sopracciglio. Esatto. Poi con un ombretto. Ma si dice le sopracciglia? No, sopracciglia. Allora, spesso mi attaccano su questo. Diciamo che tra amiche non ci rifacciamo questi problemi. Vi va bene uguale, perché per voi l'importante è il concetto. Esatto. Imparare a farlo. Esatto. Poi ditecelo se c'è un modo più corretto. Prendo Ivory e vado con poco di questo a schiarire la radice qui del naso. Ovviamente se avete gli occhi molto distanti questa cosa non la fate. Prendo il Frosty Shade, farò una cosa, tanto la mucchina l'ho passata, potete fare anche questo. Io adesso prendo questo colore, lo passo su tutta la palpebra mobile, esattamente dove avevo passato il mocha in sfumatura. Perché così l'esterno, il triangolo esterno mi rimarrà opaco, mentre al centro ci sarà questo effetto di satinatura. Tutto va sfumato, quindi mi prendo il pennello R2 e ora con questo salite leggermente. Patrizia, lo sentirai, io sto andando proprio nella piega e con movimenti tondeggianti inizio a salire verso l'arcata sopraccigliare. Questo lo sapete, quando fate lo smoky fate questo e salite. Sì. Se vi piace l'occhio leggermente allungato, ovviamente potete inclinare un po' e andare verso fuori. Bello come effetto. È molto, secondo me è molto elegante. Andiamo con lo stesso colore sotto
e vado qui nel centro, scendendo un po' con la sfumatura. Questo che cosa farà? Questo vi allargherà in un attimo l'occhio. Prendo un po' di black, perché? Perché vado a intensificare l'effetto dentro l'occhio, che vogliamo un effetto più intenso. Sì, guarda su. Ah, questa è la versione sempre di Stefania da viaggio. Oh, questa non me l'ha mai data, mannaggia. Adesso ve lo diciamo. Con il coral, sapete che lo faccio sempre benissimo, vado solo qua sopra a dare quel filino di calore e di contestualizzazione al blush. Vero? Sacco, sì, scalda tutto l'occhio. Adesso mettere il mascara e poi andare con le sopracciglia. Ok. Lo sai che il mascara... Se lo pieghi. Ah, non lo sapevo questo. Se lo pieghi leggermente. Quante cose ho scoperto oggi. Va e riesce ad andare più nell'incavo dell'occhio. Sì. Guarda in basso. Bello. Ne vado un po'. Madonna, che occhio, è diventato enorme. Ragazzi, guardate. No, è bella tu. Ma grazie. Guarda su, è vero. Riprendo un po' di nero. Ti faccio guardare in giù di qua. Sulle sopracciglia vado con la tech. E vado solo a disegnare dei pelettini. Perfetto. E vado a sfumarmele con il top. Mm-hmm. Tu ce l'hai il top di Stefania? No. È il colore ombra per definizione. Non ce l'ho. È bellissimo. E io con questo ti faccio vedere. Allora, mm-hmm. Con questo ci posso fare. A parte la scolpitura più pronunciata. Bella. Perché è un colore ombra. Mm-hmm. Vado a stringere qui la parte della tempia. Vado a sagomare ancora il di nasino, più il nasino. C'è il naso un po' grosso. Che... Vedi già la differenza si vede da una parte e dall'altra. Sì. E in alcuni casi come questo, aspettate che prendo il pennello di definizione e lo pulisco sempre con il brush cleanser di Stefania. Perché pennelli ovviamente puliti per la salute dell'occhio, igieniche proprio, ma anche per la manutenzione del pennello stesso. Esatto. Perché il pennello... Prendo il top... E vado leggerissimamente a sfumare. Madonna, questa è una cosa nuova che non sapevo. Me la rubo subito. Fa l'effetto più soft, più naturale. Naturale, bellissimo. Bello, guardate, bellissimo. Grazie, oh, sono contenta che ti piaccia. Vedi, smorza il colore che c'è sotto del tatuaggio. Bello, sì. Che trucco. Ti vedi bene? Ti vedo benissimo. Voi che ne pensate? È arrivato il momento delle labbra, perché con questi occhi... Selezione da Stefania, che ti conosce come da, le sue tasche. Da morire, mi conosce benissimo. Natural. Passo la matita Natural sul contorno labbra, ma sfumo anche leggermente verso il centro. Poi, perché ci è utile la spugna? Con il... In questo caso prendiamo di nuovo l'Oriental 2. Mm-hmm. Perché come... Vi dico spesso, potete andare a rendere assolute le labbra definendo per bene il contorno esterno al negativo. Cioè, l'avete definito con la riga, in più andiamo a schiarire i bordi. Ovviamente quando fate questa cosa, lo sto facendo appositamente con quello in crema, oddio scusa, ho una botta, dovete anche incipriare, di modo che viene fissata sia la parte di crema, ma anche la matita labbra. Mm-hmm. Quindi con un pennello in questo caso. Rossetto che in questo caso ha scelto Metal Rose. Bellissimo, mi piace molto anche a me. Ti conosce bene. Questo io te lo metto con il suo pennellino, dopodiché lo chiudi, te lo metti in borsa. E questo te lo porti dietro per i ritocchi oggi. Va bene, per i miei prossimi impegni. Sono sicura tu mi porterai fortuna. Dici? Sì. Speriamo. Perché io quando sento le persone positive, immediatamente capto delle influenze positive. Tu ce n'hai tante. Mi avevi già catturato da Instagram. Ma grazie. Ma adesso da vicino ancora di più. Grazie. E ecco a voi l'effetto del trucco, del total look Stefania d'Alessandro. Entrambe siamo in total look Stefania d'Alessandro, con colori diversi, ma ci accomuna il Frosty Shade e l'amore per i prodotti di Stefania. Esatto. Quindi esatto. Io spero ti sia piaciuto. Moltissimo. È stato un grande onore. Anche per me. Grazie. Perché ti seguo con amore e perché ti seguo con passione, perché sei così come grazie. Lei è esattamente come la vedete, un amore, sembra uscita da una fiaba bellissima che c'è Mariana dentro. Sì, che mi è piaciuto, mi piace molto. Sono spero di fateci sì. Sapere che ne pensate se riproporrete lo stesso look con altri colori. Esatto. Quindi vi ringraziamo. Io ti ringrazio. Grazie a te, Patrizia.
Buona giornata, ciao amiche nostre. Ciao, vi è arrivato?